Bentornati, quest'oggi andremo a preparare un contorno sicuramente ricco di gusto. Andremo ad insaporire le lenticchie con del guanciale. Ma andiamo subito a vedere gli ingredienti. Partiamo subito dal brodo e per quanto riguarda, per fare circa un litro di brodo ci servirà una costa di sedano, una carota, due scalogni piccoli, due foglie d'alloro e sale quanto basta. Mentre per le lenticchie avremo bisogno di 250 g di lenticchie, 100 g di guanciale, una costa di sedano, una carota, due scalogni piccoli, tre foglie d'alloro, uno spicchio d'aglio, sale, pepe quanto basta. Andiamo subito a vedere la preparazione. Per la preparazione partiamo dal brodo. Il brodo dovremo partire circa un'oretta prima, perché per avere dei buoni risultati con il brodo vegetale il brodo deve sobbollire per almeno un'oretta. Quindi tagliamo tutte le nostre verdure per il brodo, saliamo, mettiamo le foglie d'alloro e lasciamo andare, facciamo bollire per almeno un'oretta. Una volta che il brodo è pronto, partiamo con la preparazione delle nostre lenticchie. Quindi prendiamo, e per questa preparazione ho utilizzato una padella, quella per far saltare la pasta, di diametro 28, quella fonda, perché avendo il fondo più piccolo rispetto alla parte superiore, comunque raccoglie verso il basso tutto il gusto e la trovo adatta anche per preparare questo tipo di contorno. La metto su un fuoco basso, dopodiché metto il guanciale con la fiamma bassa a sciogliersi. Una volta che il guanciale si sarà, appassito e il grasso del guanciale si sarà sciolto, lo vedete perché sul fondo della padella ci sarà del liquido, che è appunto il grasso del guanciale, non ci resta altro che togliere il guanciale dalla padella. Mentre il guanciale si sta passando, prendiamo la nostra costa di sedano, la nostra carota e i nostri due scalogni e li tritiamo nel mixer. Una volta fatto questo, una volta tolto il guanciale dalla padella, nel grasso mettiamo lo spicchio d'aglio tagliato a metà. Lo facciamo rosolare per alcuni minuti, in maniera tale solo da dare un po' di sapore, un po' di quel sentore di aglio. Dopodiché, fatto questo, lo togliamo e andiamo a mettere il nostro trito all'interno. Il trito lo facciamo andare con uno o due mestolatine, mestoli quelli piccoli, di brodo per circa 15-20 minuti, sempre a fiamma bassa. Questo fa sì che le nostre verdure si demoliscano e rilascino, sprigionino tutto il loro sapore nella nostra preparazione. Facciamo andare, se c'è bisogno di aggiungere del brodo lo aggiungiamo. Trascorsi questi 15-20 minuti, ora non ci resta altro che andare ad unire le nostre lenticchie. Lenticchie che se hanno bisogno di essere lavate verranno lavate, se hanno bisogno di ammollo le lascerete in ammollo, se non hanno bisogno di nessuna di queste due operazioni le mettete direttamente nella nostra preparazione. Una volta fatto questo aggiungiamo le foglie d'alloro e ricopriamo con il brodo. A questo punto facciamo andare avanti a fuoco lento e copriamo con il coperchio. Da qui la cottura dipende da quanto tempo le vostre lenticchie necessitano per una perfetta cottura. Per questo abbiamo bisogno di almeno di un litro di brodo, perché man mano che le lenticchie cuociono assorbono il brodo e quindi abbiamo bisogno di continuare ad aggiungerlo. Particolarità, il brodo lasciatelo sempre sul fuoco in continua ebollizione, perché quando così lo andate ad aggiungere non bloccherà la cottura delle nostre lenticchie. Ultima operazione che dobbiamo fare è aggiungere il guanciale. Il guanciale aggiungiamo circa 10 minuti prima della cottura perfetta delle nostre lenticchie, in maniera tale che il guanciale sprigioni tutto il suo sapore in pentola e dia proprio questo sentore di guanciale alla nostra preparazione. Una volta fatto questo, lenticchie cotte e guanciale ben amalgamato con tutta la preparazione, non ci resta che impiattare e servire. Ed ecco qua a voi il risultato finale. Abbiamo utilizzato per guarnire tre foglie di alloro, ma potete presentarle come più preferite. Speriamo che questa ricetta vi sia piaciuta, cliccate su mi piace, iscrivetevi al canale per vedere tante altre sfiziose ricette. Buon appetito da Max e Cocco!